Signori, bentornati. Siamo qui ancora negli appartamenti, ma in quella che sembra un altro mondo, un'altra dimensione. Sembra tutto così distrutto, rovinato, e non sappiamo bene né cosa dobbiamo fare né dove dobbiamo andare, se non quello che è l'obiettivo principale, ovvero trovare nostra moglie Mary. Adesso, da qua ci siamo arrivati. Guardate, tutto distrutto, la porta che si chiude da sola, le reti, dei manichini, forse. Quelli non li avevamo visti l'altra volta, perché siamo entrati di corsa qui. Un orologio. E a fianco dei segni sul muro. Ok, mancano le lancette, dobbiamo trovarle. Mentre sul muro c'è scritto Scott e due segni che sembrano essere le lancette. Allora, questa ve la spiego. Io ho controllato qui perché mi sembra che nell'originale ci sia un testo scritto qui, e il fatto che qui sia distrutto e tutto sbiadito potrebbe essere una piccola citazione all'originale. Ma magari questo testo lo troveremo da un'altra parte. Allora, lì c'è una H. Sulla porta. Ma dov'è che siamo? Siamo all'esterno. Madonna, tutto buio. Io non voglio entrare, aspetta. Cosa ha fatto? Munizioni ed è chiuso. Ah, forse ha scritto qualcosa. Lettera H sulla porta? Si può entrare? No. Andiamo di qua. Oh, qua manca un quadro. Ah, non mi apre la porta. Ok. Mannaggia la puttana. Che spavento. Allora, dall'altro episodio abbiamo capito che ogni volta io guardo nella direzione sbagliata quando ci sono dei nemici. Quindi cercherò di fare l'opposto di quello che mi viene da fare in modo impulsivo. Il che non sarà molto semplice, però. E pure una bottarella così per terra, già che ci sta. Una TV a terra. Si rompe? Ok. Una siringa. Buono, tre siringhe e sei bevande ci abbiamo. Non male. Perfetto, vai. Chi è? Munizioni. Oh. Chi è? Non lo vedo. Perché mi si è fatto sto zoom su... che è? Non lo falsa. No. No, sparagli, questo esplode. Esplode? Sì. Ok, allora, come ci si curava senza... Sì, ok, premendo triangolo una volta. Aspetta. Mappa. Siamo nella 205. Usciamo a sinistra, siamo chiusi. Quindi bisogna andare a destra. Eh no. Siamo ancora dentro la 205, ok. Non avevo capito. Qui? Nulla. Reti. Una finestra aperta che toccherà scavalcare. Munizioni? Non sembrano. Ah no, sono sempre da pistola però.
Certo, già prima non si vedeva niente, mo pure con la notte è... Cioè, vabbè, la notte, comunque con l'oscurità è ancora... ancora peggio. Sali. Vai, James. Nel dubbio. Li facciamo fuori subito. Oh, una bevanda. Direi ottimo. Un altro a terra. Questi si alzano tutti. Io me lo sento. Questi si alzano tutti. Scusa, ma là ci sono delle cose della pistola. Come le prendo? Da quella porta, credo. Ok. Stavo controllando se si fossero alzati. Stiamo calmi, eh? Ah. È chiuso. Ah, sento un rumore veramente brutto. No, non me lo fa colpire questo. Oh! Stiamo calmi, eh? Se si alza ora. Allora, là c'è un muro da rompere. Qui. Ma tutti sti corpi. Sti corpi a terra. No, aspetta, aspetta. Fermi. Troppe vie. Se rompo questo muro, vado di qua. Rompi sto muro. Dov'è che sono? No. Allora, qua è chiuso. Quindi? Perché mi ha fatto andare di qua? Sta mappa non serve a niente comunque, mi sembra tutta strana. No. Vabbè, senti, se alzano questi si sono alzati. Questo lo posso spingere. E che mi serve? Per liberare qui? No, come per liberare? Non mi piace per niente sta cosa. Quindi qua era dove stavo prima. Qua? Chiuso. Ok. Posso passare o muoio? Precentotre. Ah, ok, ho capito. Questa qua era la stanza di prima dove non potevo entrare. Questa è chiusa. Eppure ci sono interferenze qua. Cioè si può entrare laggiù sicuro. Ah!
Guardalo, guardalo. Io lo sapevo che te rialzavi te. Non è vero, lo penso di tutti quelli che vedo a terra, però. Via. Una chiave che non abbiamo, vuole, e quindi la nostra via resta andare dritti di qua. Si può aprire. Entriamo. Ho segnato qualcosa sulla mappa, ora lo vediamo. Radio. Ah, senti che melodia. Non lo so che cosa dobbiamo fare con la radio, sincero. Lo scopriremo andando avanti. Qua vuole... Ok. Lì dove esco? Esco fuori. Per rientrare nella 305. Che paura. Oddio. Bastardo. Oh, però c'è la manovella e la chiave della 306. E non dice niente di più. Non capisco, io posso passarci qui? Penso di no. Quelle catene sono legate a questa cosa qui, eh. No, calmo. Perché lo sento pure a destra? Ah, perché c'è a destra. Ah, l'avevo shottato in te. Ok, in testa l'ho sciotto. Da dove è entrato? Ah, dalla porta. Manco l'avevo vista io. Ma la posso prendere sta cosa? No. Ovviamente no. Qualcosa mo darai? No. Giustamente. Andiamo avanti. Comunque, mi sta mettendo delle ansie veramente. Cioè, sono contento. Questo suono. Dov'è che siamo? Restiamo qua. Ok. E quindi vado di qua al volo. Passo per di qui però. Ragazzi, ma questo non c'era prima. Guarda, si so. Io lo sapevo che sarebbe cambiato qualcosa qua mo. Maledetti. No, scusa. Ah no, è della 306. Non ricordavo. Nel dubbio. Tanto mi sa che non serve a nulla, però. Infatti. Aspetta. Non è esploso lui però. Come mai? Allora, qual è la 306? Quella laggiù, perfetto. Chi è? Ti posso stare tranquillo a te? Eh?
Vorrei... L'ho lisciato. Mamma mia, che sega che so. Via. Guarda, quanti colpi vuoi? Gestita malissimo. Va bene, basta che ce l'abbiamo fatta. Oh, qui. Nulla. Passiamo sotto. Oh. Sì, vabbè, però non è giusto. L'ho visto. È fuggito. Ritorna? È simpatica sta vasca. Madonna. Fammi vedere. Qua non c'è sta niente a sinistra. Qui a terra c'è questo. Speriamo che non si rialzi. Prendi qui. Dove è andato? Oh, l'ho chiamato, allucinante. Oh, speriamo che non si rialzi. Si è alzato. Che è sto ticchettio? Tipo timer, madonna. Ma dove è andato il... Eccolo, guardalo. Questi si nascondono per prenderti. Allora. No, non voglio fare questo. No. No. Sì. Dai. Posso rompere pure qui? Sì. Si porta bello, che sfiga. Ma tanto non è che ci dica molto bene qui, eh. Allora. Fermi, fatemi vedere. Non è che mi piace molto, eh. Ho avuto paura. Lo ammetto. Adesso. Dove sto? Lì. La valvola dov'è che andava? Nella 307? Sì. Mo io mi aspetto di tutto qui. Oddio. No, 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 lasciami stare. Vabbè, sei un pezzo di merda. Cosa? Ma sto velocissimi. Entra qua. Curate. Passa qua. No, non li voglio combattere, sono troppi. Ecco perché te fanno aprire qui. Sono troppi, ne ho visti solo due, però. Vediamo che succede. Ho rotto la radio? Ah, per la lancetta, non c'ero mica arrivato. Stavo seguendo solamente il gioco, quello che mi diceva il gioco. Ok. E l'orologio dov'è che era ora? No, qua non ci siamo andati. Nella 212... Aspetta. Mi dice di uscire da qua. Questa era chiusa prima. Ok, non ti rifanno passare lì. Ah, ok, devo rientrare qui quindi.
Quindi intanto mettila. Aspetta. Questa è quella corta. Ok. Eccolo il coso. Tu dirai infatti come ci sei arrivato. Ci sono arrivato perché l'ho provato entrambe. Non stavo capendo, infatti. Eccolo l'enigma dove stava scritto. Henry scappa da Scott, si nasconde spaventato. È corso a ovest, sull'altro lato. Ma ecco che arriva Mildred. Con ignota iniziativa, Scott è sdraiato a faccia in giù, non la vede mentre arriva. Ed ecco perché la devi mettere così. Tu devi mettere tipo la posizione di Henry, quindi... Quindi avrò aperto l'H. Ok, ha senso. Ho capito. Molto bene. Quindi dovremmo farlo pure per Mildred. L'hanno cambiato. È diverso. Ok. Non abbiamo niente. Non possiamo restare qua, sembra così accogliente. Se rompo qui, vado tipo nel ripostiglio. Aspetta, fammi vedere prima di entrare. Nel bagno. No, mi indica il Vatar. Ah. Cerca. Che follia. Dimmi che abbiamo trovato qualsiasi cosa cercasse. Ah, l'altra lancetta. No. Ci abbiamo la lancetta dei minuti. Lì si è chiuso. E io adesso non voglio uscire. Ok, sento interferenze. Me curo. Esco con l'arma puntata. No. Caduto qualcosa. Un quadro, credo. Qua è chiuso. Da dove siamo arrivati? C'è l'uccellino. Statuetta di piccione. Questo sta a destra. No. Ah, ok, era lui. Era lui. Altre statuette, ma non me le fa prendere. No. Beh, dovrò metterla qui. E una è messa. Quindi questa mosa sarà aperta, se non lo era prima. Oddio. 9. Mi conviene andare a vedere prima di qua. È più piccolo, c'è meno roba. Rompi il muro. Non lo posso rompere. Lo puoi rompere dall'altro lato, forse. Devo aprire qui.
cazzo è quell'ombra? Mamma mia. Vai. Ma io le interferenze le ho sentite. Guardalo, guardalo. Stavolta t'ho fregato. No, c'era da tutte e due le parti. Cioè, rischiavo di prendere la fregatura ovunque. Ma stavolta ho vinto io. Godo. Doppio calcio, tiè. Allora, l'ombra. Testa di cigno in legno. E manca il corpo, però. Va bene, rompi qui. Bene. Allora, 209 o è chiuso tutto qui. Quindi niente, 209 per forza. Ah, ammazza, appena sono entrato l'ha fatto. Ok, comunque mi sono ricordato che nella 209, ovvero in questa stanza qui, nell'originale c'era questo sussurro. Che se non sbaglio è stato un errore di doppiaggio, mi pare, una cosa del genere. E si sentiva... Prendi? Non me la prende. E si sentiva solamente aspettando un tot, a caso lo faceva, tra i vari suoni che si sentono. Infatti vedi, mo non so se è stato fatto apposta per... Per fartelo per gli OG, no? Per tutti quelli che lo conoscevano a sta cosa, per fartelo cacciano fuori in sorriso. No, no, no. Ma io che faccio? Mo entro. Ma non c'è. Salve. Un manichino. Che devo fare però? Ah, devo rompere forse un vetro? Parte deforme di statuetta. Mamma mia, ce l'ho avuta l'ansia di girarne, eh. Apri. Esci. No. Corri. Ok. Aspetta. E quindi niente, c'era questo... Ritornando al discorso di prima, c'era questo errore del nel doppiaggio. È morto? Hai finito di rompere le scatole? A posto. Poi mi pare, non voglio fare l'espertino, però mi sembra fosse così, un errore. Ma c'è qualcosa che non mi torna. Ah, ok, ci sono varie posizioni. Vabbè, easy. E ci dà una chiave. Chiave alata. Che aprirà qui. Che ci porta in un buco dove dovremmo saltare. Sì. Vai. Senza paura. Non mi è piaciuta sto taglio così. Avrei preferito vedere tutto il salto, però.
Ah, siamo... Eh beh, giusto, siamo scesi ancora di più. Quindi mo se dobbiamo fare tutto il primo piano. Aspetta, vediamo qua. Quindi questa è la porta, quella lì. Oh, qua è tutto. Qua sembra ritornare un po' alla normalità. La 109 si apre. Magari non così velocemente. Qui? Filmato? Oh! La rincontriamo, signori. Oh. It's you. Yeah. I'm James. Angela. Angela. Ciao. Okay. Look, I'm not sure what you're planning, but there's always another way. Really? What's the point? It's easier just to run. Maybe it's all we deserve. We? Me. You. We're all the same. I'm not like you. Are you afraid? Sorry. It's okay. Did you find your mother? No. Not yet. Did she live here? In this building? I don't know. So all you know is that she lived in this town? What did you say? How did you know that? Well, I just figured because this is where you're looking for her. How else would I know? Yeah. Sorry. Did you find the person that you were looking for? Not yet. Her name's Mary. She's my wife. I'm sorry. Oh, it's okay. I don't know why I think she's here. She died 3 years ago. She's dead? Oh, don't worry, I'm not crazy. At least I don't think so. We have to find my mama. Should I go with you? This town really is dangerous. Now I know what you meant back there in the cemetery. No, it's okay. Besides, I'd just slow you down. What about that? Will you hold it for me? Sure. No problem. If I kept it, I'm not sure what I might do. Chissà. No!
Oh, calma. I'm sorry. I've been bad. Please don't. Sposalo. Grazie. Pesantino sto filmato. Ci sta, fatto bene, mi è piaciuto. Coltello di Angela. Tra l'altro possiamo notare che è sporco di sangue. E va bene così. E c'era anche una chiave qui. Chiave della resilienza. Allora, cerchiamo un po' la roba. Chiave della resilienza trovata nell'appartamento 109 dove ho incontrato Angela. La lancetta dei minuti. Poi equipaggiamento. Abbiamo tutta sta roba, quindi il coltello non è un'arma. Personale, coltello di Angela. Il coltello lasciato da Angela è più pesante di quanto sembri. Il fazzoletto, un fazzoletto sporco, sembra molto familiare. La lettera di Mary. E la foto di Mary. Vabbè, questa è sempre la lettera. Questo enorme specchio. Molto pulito, mi dicono. C'è altro? No. Possiamo uscire. Allora. Ma questo è un po' pazzetto? Sì, non so chi otto. Sì, effettivamente... In tutto questa roba distrutta, questa casa dove era lei, questo appartamento dove era lei, è l'unico non messo così male. Probabilmente un suo significato ce l'ha. Allora, tornando nella nostra follia da questa parte qui. Siamo calmi, eh. No. Ragazzi, questi sono passi. Quelli erano passi, eh. Ah, ok, sta chiave serve per aprire qua. Chiave della resilienza utilizzata. Sono un po' spaventato qui, eh. Zone ampie. Non so mai un buon segno. Porta con la S. No? Tutto a posto, posso andare? Vabbè. Stavo seguendo dove andava lì, ma che ero convinto che avessi missato una porta. Allora. Qui niente. Posso leggere un altro spartito. Vers la Flamme. Alexander Scriabin. Si ringozza. Munizioni. Attenzione. Non è che sta qua. Guarda, guarda dove si era messo.
ne sono sicuro. Tu salivi le scale e questo ti prendeva da dietro. Per sempre insieme. Foto 208. Ecco qual era la stanza che dicevo l'episodio scorso. 16. Era la 208, quindi c'avevo ragione. Quella che se la triggeravi dopo un tot provando la apri, faceva tutti dei rumori particolari. Però va bene. Non si poteva aprire, quindi probabilmente l'hanno tolto. Oh, una porta con una chiave già inserita. Ok, siamo saliti, quindi restiamo. Dove siamo? L'orologio è lì. Ok, ci posso entrare da qua però. Chill. Vai. Quindi, a sto punto la mettiamo su... Così. Ma mo che ho aperto io? Allora, la M... No. L'H l'abbiamo aperta, che era Henry. Ma ecco che arriva Mildred. Quindi Mildred abbiamo aperto. Che vuol dire Scott è a testa in giù? Ah, non ci posso più interagire. Allora, M sulla porta, devo tornare indietro. Mi sono spaventato. Ok, ho aperto la M. Allora, c'è un buco. Tante farfalle, un muro che possiamo rompere. Una farfalla che sembra... Ma è un teschio. Non ci si può interagire, puoi solo guardare. No, non credo. C'è uno spillo. Un codice con dei simboli. Ehi, ehi. Questi suoni. E un buco. Quelle col teschio sono due? Sì. Due teschi. Due più. Ah no. Due più cerchio? Aspettate, calma. Queste sono la luna, ok. Cerchio. Uno. Due. Vale pure questa che c'ha un'ala spezzata, immagino. Cioè che non c'ha un'ala. Ne uno, due, tre. Tre. Tre più due. Quindi qua è cinque. Due. Quindi due sui cerchi. Le lune quante sono? Una. E due. Eh no, non ne vedo altre. C'è da dire che potrebbero esserci lì dietro. Come faccio io a saperlo? La 201 non la posso aprire. Ah, che stupido. Avevo dimenticato. Quello è il buco.
manca un'altra luna. Quindi abbiamo detto le lune sono tre, i cerchi due. No, i cerchi tre. Le lune uno, due. E tre. E i teschi due. Quindi 3, 3, 2. No, allora ho sbagliato pure il 5. No, 3 più 2 è 5. 3 meno 3. Ma non torna. Non mi torna comunque. Mi sta sfuggendo qualcosa. Ricontrolliamo. Aspetta, se dovessi contare le ali. Cioè, tipo i cerchi qui sono 2. 4. 5. 5 meno. 2. Aspetta, aspetta. 5 meno 2 è 3. 2 più 5 è 7. E le lune quante sono? 1, 2, 3, 4 lune. 6 lune. 8 lune. Quindi abbiamo detto 8 meno 5. Era sì. Ah, e allora non ero stupido. Ci guardi o inserirà la mano? No, inserisce la mano. C'è pure del liquido fosforescente. Che roba è? Che me dai? La lancetta dei secondi. Ehi. Sento passi. Oh, che paura. Calma. Ok. Ma io calma al cazzo. Mo devo riuscire. Vado a destra. Te prego. Ah, mi sa che quei passi era la piramide. Vabbè, non che ci volesse un genio. Guarda, guarda, tilta. Ma lo sto seguendo così. Pure per te. Questo è entrato qua, fra. È cambiata la stanza, vero? Sì che è cambiata. Questa non si apre più. Qua è spawnata una cura e una un'altra polaroid. Come passa il tempo. Ma chissà che serve sta roba. E mi stanno a preparare per uno scontro. Quindi, e mo devo trovare Scott, che è messa a testa in giù, dice. Vabbè, suppongo che stia così, a testa in giù. Oh, cazzo. Non sto capendo e non voglio fare le prove. Scusa, a testa in giù è così? Rispetto alle 12. Le provo tutte. Perché era sul 3? Ah, aspetta, a testa in giù rispetto a... Ah, a testa giù rispetto a Henry, probabilmente. Non lo so, non l'ho ben capito, ma va bene. E quindi adesso tocca andare da Scott. Alla porta Scott, qual era? Tocca riscende. Tocca riscende. Siamo pronti? Non è che ha fatto proprio un bel rumore quando l'ho aperta.
Adesso la porta è questa? No. È questa. Questo c'era prima. Che è successo? Non... eh? Boh, vabbè, non ho capito. Non sto capendo, ve giuro. Va bene. Aspetta, mi sono girato sbagliato, quindi devo andare qua. Ok, io continuo a dire che qua succede qualcosa, eh. Eccoci qua, filmato. Oh no. No, che vuole? Bro, mi sta puntando, ma io non gli posso sparare. Su chiamare le palle. Non posso sparargli, non gli faccio niente se gli sparo. Lo rallento e basta, no? Io giro. Aspetta, mi guardo intorno, magari tocca fargli una trappola, guarda. Dove sta? Per fortuna che comunque non è velocissimo. Sta porta? Non si può aprire. Oh, calmo? No, ma non li spreco i colpi. Non gli si può... No, non lo puoi uccidere così. Ecco, ho rischiato. Poi sta piovendo. Ah, perché siamo all'aperto qua. Mi sono castrato. Porco due che rischio. Fra, che dobbiamo fare? Ma l'ho chiamato. Oddio, che fa? Oh! Ho chiamato un cazzo, si è più arrabbiato di prima. Fra, sono castrato. Va più veloce. Ah, mo fa pure attacchi così, ok. Ma mi ha dato... Ha provato a darmi un cazzotto. Io gli provo a sparare a sto punto. Oddio. La sirena. Ok. Era a tempo. E ci apre pure il passaggio. Direi ottimo. Passaggio riuscito. Ah, praticamente ritorni al mondo normale? Mo parliamo, mo dico quello che sto pensando. Madonna, sta sirena è fortissima. E ci fermiamo. Si è chiusa? Se non possiamo più rientrare. Ah, lo possiamo. Vabbè, ma non c'ha senso. Allora, lo scontro è a tempo come nell'originale, solamente che in quell'originale avviene in un luogo diverso, ovvero avviene in quelle scale che abbiamo fatto poco prima di arrivare in sta stanza qui. E vabbè, niente, c'è poco da dire, è a tempo, devi aspettare che suona la sirena e
e stop, non puoi far molto. Credo che se gli spari magari velocizzi il processo, ma non lo puoi uccidere, non puoi far niente. Abbiamo finito gli appartamenti, o almeno siamo fuori dagli appartamenti, il che direi che non è male. Insomma, siamo usciti vivi soprattutto dagli appartamenti e ci resta una sola via, visto che quella dietro di noi è chiusa, ovvero andare al parco che è cerchiato, quindi dobbiamo andare lì. Vi mando un bacione, ci becchiamo al prossimo episodio.